Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video True Crime. Il caso di oggi mi ha emozionato e turbato perché mostra una persona che si è approfittata della totale fedeltà e dedizione dei propri genitori. Jennifer Jenkins vive a Chatham in Canada con i suoi genitori e il fratello maggiore Mason. Il padre lavora nell'industria chimica mentre la madre è psicologa. La ragazza è 2 anni più giovane del fratello, è un tipo preciso che segue le regole e ha piani ambiziosi per il suo futuro. Mason è più turbolento e già all'età di 12 anni ha a che fare con le autorità per piccoli reati. Ha anche rubato una macchina di un vicino per farsi un giro, per poi tornare a riconsegnarla la sera. I genitori sono preoccupati per il suo comportamento e cercano sempre di essere presenti, facendolo sentire amato e sostenuto. Nonostante i caratteri completamente diversi, Jennifer e Mason hanno un bellissimo rapporto, si rispettano e si prendono cura l'uno dell'altro con affetto sincero. È per questo motivo che quello che successe il 6 gennaio del 1998 fu così sconvolgente. Brian e Leslie tornano dal lavoro e trovano la casa buia e vuota, nessuna traccia dei figli. Quando si affacceranno alla scala del seminterrato, si ritrovano davanti una scena inquietante e tremenda. Jennifer era a terra, in una pozza di sangue, morta. Mentre cercarono di metabolizzare quello che era successo alla giovane, Brian e Leslie erano ancora preoccupati per il figlio, che non si trovava da nessuna parte. Temevano che fosse nella boscaglia, nella vicinanze, ferito o peggio. I poliziotti iniziarono subito le indagini, cercando di ottenere il maggior numero di informazioni dai genitori. Mason ritornò alcune ore più tardi e sembrava a pezzi per la morte della sorellina. Durante il suo interrogatorio, il ragazzo scoppiò in lacrime e incolpò se stesso per quello che era successo alla ragazza. Stando alla sua versione, un van bianco si era fermato nel vialetto. Erano scesi 4 uomini, di cui 2 armati. Lo avevano rapito e, prima di andarsene, uno di loro era entrato in casa e aveva ucciso Jennifer. Mason spiegò di essere in debito con gente poco raccomandabile, che aveva evidentemente deciso di vendicarsi in quel modo. La storia sembrava plausibile, ma alcuni dettagli erano poco chiari. Se il ragazzo era davvero stato rapito, come affermava, per quale motivo non aveva né ferite né lividi? Inoltre, nessuno della zona aveva visto il van bianco di cui aveva parlato. Un altro dettaglio inquietante è che sembra che Mason avesse forzato i propri genitori a nominarlo unico beneficiario del testamento, e questo rappresentava sicuramente un possibile movente per l'omicidio di Jennifer. Il ragazzo cercò di fornire spiegazioni credibili per tutto, ma la polizia non ci cascò. Quando gli inquirenti parlarono ai genitori dei sospetti nei confronti di Mason, i 2 erano sconvolti e terrorizzati. Non riuscivano a credere che il ragazzo avesse fatto una cosa del genere alla figlia più piccola. Presero fermamente le difese del figlio, affermando che non era un tipo violento e che non avrebbe mai fatto del male a Jennifer perché le voleva bene. Basandosi sulle prove trovate sulla scena del crimine e sulle indagini, la polizia era però convinta che Mason fosse il colpevole e non solo. Secondo gli investigatori, il ragazzo voleva uccidere l'intera famiglia. Stando alla ricostruzione di Mason, aveva usato un fucile da un colpo solo e 5 proiettili per uccidere Jennifer, mentre la ragazza guardava la televisione in salotto, 2 colpi al petto e 3 alla testa. Aveva poi spostato il corpo nello scantinato e lo aveva lasciato lì, coperto da un telo. Verso le 16:45 aveva chiamato la madre per sapere a che ora sarebbe tornata. Di solito Leslie tornava da sola, ma quel giorno avrebbe dato un passaggio a Brian, visto che la sua macchina era dal meccanico. Stando agli investigatori, fu in quel momento che Mason cambiò il suo piano, dal momento che non avrebbe potuto affrontarli insieme e ucciderli contemporaneamente con un fucile a un colpo. Nonostante tutte le prove a favore della colpevolezza del figlio, Leslie e Brian decisero di credere alla versione di Mason e alla sua innocenza. E anche se tutta la città si era rivoltata contro il ragazzo, rimasero lì, al suo fianco. Anche quando fu condannato per omicidio, continuarono a sostenerlo, lottando perché avesse al più presto una sentenza d'appello. Anni dopo, nel 2007, Mason disse di avere nuove informazioni da rivelare sul caso. Confessò di aver mentito per tutto quel tempo e di essere stato lui l'assassino
della sorella. Spiegò che si era trovato in un incidente e raccontò una storia totalmente diversa dall'accaduto. Era sceso dalle scale con il fucile e lo aveva appoggiato sull'appendiabiti. L'arma non era stata posizionata correttamente, era scivolata ed era partito il primo proiettile che aveva ucciso Jennifer. Dopo aver sostenuto il figlio per così tanto tempo, Leslie e Brian furono devastati della rivelazione, ma ancora qualcosa non tornava. Come poteva Jennifer essere stata colpita accidentalmente 5 volte, per di più con un'arma che richiedeva di essere caricata a ogni colpo? Perché Mason non ha chiamato i soccorsi e perché ha spostato il corpo nel seminterrato? Nel corso delle riprese per il documentario Life with Murder dal regista canadese Josh Kastner, Mason ammise che il suo intento era stato effettivamente quello di ammazzare i genitori. Voleva ucciderli per i soldi, per questo si era procurato un'arma e aveva fatto loro cambiare il testamento. Disse di aver cambiato idea quello stesso giorno dopo aver passato del tempo con suo padre. Stava portando il fucile nel garage quando cadde e fece partire il colpo che uccise la sorella. Raccontò che la ragazza non era morta al primo colpo e che, preso dal panico, aveva ricaricato e sparato nuovamente per mettere fine alle sue sofferenze. Nonostante questa versione riempia dei buchi nella ricostruzione precedente, i poliziotti non credono che Mason abbia detto tutta la verità. Secondo gli inquirenti, infatti, il ragazzo ha ucciso intenzionalmente la sorella e voleva fare lo stesso con i genitori, che si salvarono perché quel giorno tornarono a casa insieme e non separatamente come erano soliti fare. Mason è stato condannato al carcere a vita con possibilità di uscita per buona condotta dopo 25 anni. Eccoci alla fine di questa vicenda. Che cosa ne pensate? Io ve lo dico, sono rimasto profondamente scosso dalle azioni di questo Mason. Vi ringrazio per aver seguito questo caso e spero di vedervi al prossimo.